Bene, ragazzi, ci siamo lasciati parlando della situazione dell'Italia dopo il congresso di Vienna. Ripartiamo proprio da qui e specifichiamo, insomma, ciò che è importante sapere al riguardo. Intanto si può dire che ci fu in generale un rafforzamento dell'egemonia austriaca, come vi stavo dicendo, con alcuni territori sotto un controllo diretto, come il Lombardo-Veneto, che abbiamo già nominato, e altri su cui invece, quasi tutti gli altri, su cui l'Austria esercita un'influenza grazie a una serie di legami dinastici. Abbiamo ad esempio il Granducato di Toscana, i Ducati di Parma, Piacenza, di Modena e di Reggio, sono tutte zone su cui appunto c'è un controllo dell'Austria in diretto, insomma, poi abbiamo il controllo da parte dell'Austria di territori come lo stato della Chiesa, lo stato, insomma, pontificio che vede come Papa in questo momento Pio VII e che riguarda i territori del Lazio, dell'Umbria, parte dell'Emilia Romagna e delle Marche. E appunto su cui l'Austria esercita un suo controllo indiretto, appunto. Poi abbiamo il Regno delle Due Sicilie. Il Regno delle Due Sicilie è costituito da Napoli e Palermo, che vengono ricompattate, e quindi, insomma, sul trono qui vediamo tornare i Borbone, che sono legati all'Austria. Qual è l'unico stato che mantiene una certa autonomia in questo momento? È il regno di Sardegna con i Savoia. Viene rafforzato questo regno anche con Nizza e con l'Alta Savoia per ostacolare l'espansione della Francia verso l'Italia, quindi è uno stato cuscinetto, no? Ne abbiamo già parlato prima, ecco, il regno appunto di Sardegna, qui viene aggiunta la Repubblica di Genova. Quindi questa è la situazione in questo momento dell'Italia, e ovviamente furono eliminate tutte le costituzioni che limitavano il potere dei sovrani. Ovviamente però in alcuni stati della penisola la legislazione, le riforme amministrative che erano state introdotte da Napoleone furono conservate perché avevano un carattere molto moderno, molto avanzato. E all'Austria appunto fu affidato il compito di garantire ordine e stabilità negli stati italiani. Quindi questo è il quadro appunto dell'Italia che viene riportato alle situazioni precedenti, alle guerre napoleoniche, e in cui vediamo il rafforzamento del dominio degli austriaci, quindi Lombardo-Veneto, ricordatevi, controllato direttamente. Bene, nella slide successiva vi ho sintetizzato quindi quelle che sono le conseguenze del congresso. Le abbiamo già viste alcune, abbiamo un ritorno alla situazione politica precedente a quella napoleonica, quindi abbiamo la restaurazione, insomma. Abbiamo nuovi confini degli stati, finalizzati a che cosa? All'equilibrio, appunto, a evitare che ci fosse uno stato più potente degli altri, e questa fu, appunto, abbiamo detto, un'intuizione geniale dei politici che parteciparono a questo congresso. E infine abbiamo un aspetto di cui non abbiamo ancora parlato come conseguenza del congresso, cioè si creò un'alleanza, un trattato proprio per consolidare, per tutelare ciò che era stato deciso nel congresso di Vienna. Come vedete, la Santa Alleanza è un trattato a difesa dell'ordine internazionale restaurato. Era stato proposto da Alessandro I, dallo zar di Russia, che era molto preoccupato per il diffondersi delle idee rivoluzionarie, ed era anche, abbiamo già parlato di lui, guidato da questi sentimenti quasi da asceta, no? Chi è un asceta, ragazzi? Un asceta è colui che fa una vita di rinuncia, di pentimento in nome della religione, no? Alessandro I era un personaggio di questo tipo, e quindi non voleva assolutamente mettere a repentaglio ciò che era stato stabilito nel congresso di Vienna, quest'ordine che era stato ricreato.
e quindi si appellava proprio all'Unione degli Stati, l'alleanza infatti con Austria e Prussia, per difendere i valori cristiani della civiltà europea contro le idee dell'illuminismo, contro la laicità. Quindi la Santa Alleanza si chiamava così santa, appunto, proprio perché i sovrani avrebbero dovuto governare secondo i precetti cristiani e difendere questi precetti dalla laicità, dall'illuminismo, dalle idee rivoluzionarie. Quindi dovevano occuparsi di difendere l'ordine restaurato. Ovviamente nel caso il trattato stabiliva che gli eserciti delle tre potenze, di Russia, Austria e Prussia, avrebbero potuto intervenire militarmente nei paesi dove si fossero verificate dei movimenti, delle rivoluzioni popolari, dei movimenti rivoluzionari, e quindi avrebbero dovuto fare tutto il possibile questi stati per garantire che i sovrani rimanessero sui loro troni. Come vedete, vi ho riportato una serie di affermazioni fatte riguardo alla Santa Alleanza dai vari ministri dell'epoca, che la giudicarono in maniera molto, molto negativa, alcuni di loro. La Gran Bretagna, ad esempio, in un primo momento non aderisce, aderirà dopo, perché ricordiamoci che la Gran Bretagna è uno stato, una nazione laica, progressista, quindi insomma molto moderna, e giudicava questa alleanza un'opera di sublime idiozia, come vedete, ma non fu l'unico il primo ministro inglese, a dire questo. Lo disse anche il ministro francese Talleyrand, che parlò di un ridicolo contratto, così come Metternich, che è il ministro degli esteri austriaco, che disse che si trattava di un pomposo nulla, cioè di un nulla che vuole apparire come qualcosa di grande, ma in realtà in sintesi un nulla. Quindi i giudizi furono molto duri. Anche Pio VII, il Papa, non aderì, perché non era convinto dello spirito religioso di questa alleanza. Probabilmente aveva capito che si trattava di una mossa in realtà politica e che di religioso aveva ben poco. Quindi fu da molti disprezzata questa santa alleanza, ma se inizialmente appunto partecipano, insomma ne fanno parte solo Russia, Austria e Prussia, poi anche la Gran Bretagna aderirà perché comprenderà che era uno strumento, la Santa Alleanza, per garantire l'ordine internazionale, un equilibrio che alla Gran Bretagna, abbiamo detto, fa molto comodo perché è una potenza commerciale che ha bisogno dell'equilibrio tra gli stati. Quindi divenne la Santa Alleanza un organismo internazionale che era dotato di forza militare, aveva il diritto di intervento nelle vicende interne degli stati. La colonna portante di questa Santa Alleanza fu l'Austria. L'Austria è lo stato che ha la guida di tutto, con il ministro degli esteri Metternich, di cui abbiamo già parlato, che fu l'uomo politico che si assunse il compito di garantire che i principi fossero osservati. Quindi mi raccomando, molto importante la creazione di questa alleanza. Cosa possiamo dire in conclusione, di importante, ragazzi, su questo congresso? L'abbiamo già accennato. Questo congresso garantisce fino al 1915, sostanzialmente, cioè fino alla guerra mondiale, un periodo di pace. Fu detta, la pace dei 100 anni, chiamata così, perché sostanzialmente la pace ci fu, a parte dei fenomeni che sono assolutamente marginali, come l'unità d'Italia, no? Però per il resto si riuscì a pacificare l'Europa, a mantenere per un po' un equilibrio grazie proprio alle intuizioni, come vi ho detto, dei politici che parteciparono a questo congresso. Quando è che sarà ridiscusso quello che era stato deciso in questo congresso? Sarà ridiscusso ed entrerà in crisi con la prima guerra mondiale, nella pace di Versailles. Quindi
insomma, molto, molto tempo dopo. E per quanto riguarda la slide, potete notare che vi ho introdotto una vignetta satirica dell'epoca. Questa vignetta satirica fu pubblicata nel momento in cui, degli inizi, insomma, del congresso di Vienna, nel momento in cui Napoleone, fuggito dall'Elba, stava marciando su Parigi, perché appunto riteneva fosse il momento giusto, per tornare. Cosa vedete di interessante nella vignetta? Vedete intanto con in mano un bilancino, lo vedete, il principe di Metternich, appunto, il ministro degli esteri austriaco, che fu il vero protagonista del congresso, infatti è qui centrale, è il simbolo lui della restaurazione europea e regge questo bilancino per dimostrare che è lui che prende le decisioni, è l'arbitro delle decisioni del congresso. Chi potete poi vedere accanto a lui, possiamo vedere lo zar di Russia, eccolo qua, che allunga la mano per prendersi dei territori, no? E quindi capiamo che si espande la Russia, abbiamo detto, no? Conquista la Polonia in questo momento, e la Finlandia, quindi espansione. Poi potete vedere qua a sinistra l'imperatore d'Austria, e non si legge probabilmente bene, ma insomma c'è proprio scritto, insomma, se ingrandite riuscite a vedere, si appropria della Lombardia e del Veneto, quindi controllo su questi territori. Vediamo ancora invece a destra, si riconosce bene dagli indumenti, Napoleone che è fuggito dall'Elba quando inizia il congresso e quindi qui è rappresentato come ospite chiaramente non desiderato, che con la spada addirittura divide dalla carta la Francia per potersene appropriare, anche se abbiamo visto che poi nei confronti dei francesi non ci fu, mi raccomando, una volontà di umiliare la nazione. O di far pagare il conto, anzi ci fu tolleranza e ci fu buon senso nel far comunque partecipare appunto la Francia alle decisioni, no? E al congresso in modo da non far rafforzare i rivoluzionari, no? Quelli che avevano ideali rivoluzionari. Ma a dar dargli, in modo da dargli insomma comunque voce in capitolo. Quindi qui vediamo appunto Napoleone che divide dalla carta la Francia e se la prende, e curioso, sotto il tavolo, scivolato appunto sotto al tavolo, vi è Luigi XVIII che è scivolato proprio a causa dell'arrivo di Napoleone. Vi ricordate quando Napoleone torna dall'Elba e dà inizio al governo dei 100 giorni. Luigi di Borbone, Luigi XVIII, si trova qua sotto e sembra quasi rivolgersi, vedete, a questa immagine del fratello, che è Luigi XVI, il re decapitato, e forse proprio per appellarsi in qualche modo a lui, per trovare un sostegno in lui, adesso che ha perso la poltrona, perché è tornato Napoleone e sa di doversi nascondere perché si trova ovviamente, ragazzi, in una bruttissima posizione. Queste vignette sono, insomma, un modo carino insomma, stimolante per comprendere quello che sono gli avvenimenti dell'epoca, i personaggi dell'epoca. Quindi ricordatevi, insomma, di questa immagine che vi aiuta a memorizzare sicuramente meglio gli eventi e il momento in cui ebbe inizio il congresso di Vienna, così importante. Buono studio, ragazzi, guardate le pagine relative sul vostro manuale, mi raccomando. A presto!